Buongiorno a tutti, sono Giovanni Ziberna, regista e direttore della fotografia della Cinesole Cinema, casa di produzione cinematografica, e sono lieto di presentare questo primo test del GPX4 della Movie, un gimbal stabilizzatore su tre assi, un prodotto 100% made in Italy, dalle ottime rifiniture, un piccolo gioiellino, il tutto motorizzato che può in un certo senso sostituire quello che può essere una Steadicam, soprattutto per videocamere molto leggere fino ai 3 kg. Per esempio qui abbiamo montato una Blackmagic Pocket con ottica Lumix 12-35. Abbiamo fatto un po' di test con questo gimbal, adesso vi farò vedere alcune immagini che abbiamo ripreso. Appena aperta la scatola abbiamo montato e fatto il giro del nostro ufficio e questo è il risultato. Ecco, come avete potuto notare, la fluidità delle immagini è impressionante. Il tipo di stabilizzazione è differente da quello che è una Steadicam. Non ammortizza il movimento verticale, ma l'ammortizzamento va fatto dall'operatore stesso. Però il tipo di impugnatura rende molto facile ammortizzare con le braccia questo tipo di movimento. Si sente in un certo senso la leggera camminata. Però questa camminata, come potete notare dalle riprese, simula perfettamente quello che è la sensazione dei nostri occhi quando si cammina, creando questo effetto molto particolare, a mio avviso molto molto interessante. Abbiamo fatto un secondo test dove potete vedere che questo tipo di attrezzatura si può usare anche per situazioni abbastanza estreme, per esempio saltare da altezze di 1,5 metri e fare delle scale molto velocemente, rincorrere una persona, passaggi di camera tra più operatori. È veramente interessante quello che si riesce a fare, anche dato che si può sfruttare bene l'altezza, si possono fare riprese molto basse, ma anche molto alte, delle operazioni che per qualsiasi operatore stili risultano molto difficili e in alcuni casi impossibili da realizzare, e con questo strumento si riesce a ottenerle in maniera molto molto facile. Nello specifico le riprese sono state fatte da me e da Valeria Baldan, quindi abbiamo l'utilizzo sia da parte di un uomo che di una donna di questo strumento, quindi non serve una prestanza fisica eccezionale, anzi permette diciamo a chiunque di poter fare questo tipo di riprese. Naturalmente un operatore con esperienza a riguardo fa la differenza della ripresa, però lo strumento di per sé è accessibile a chiunque. Non è molto pesante, è fatto tutto in carbonio, quindi facilita la ripresa, però naturalmente quando si va a utilizzare delle camere un po' più pesanti il gioco diventa un po' più duro, no? E devo dire che il risultato è ottimo.
Adesso vi farò vedere come si setta questa macchina. Dopo aver calibrato affinché sia ben centrata la camera, la prima cosa da fare è la sua accensione con questo tasto. Sentiremo un piccolo ticchettio che fa capire che adesso si sta sistemando, la macchina si metterà a bolla e questi motorini correggeranno ogni movimento. Un processo veramente differente da quello che è il sistema di molle di una Steadicam, in modo da tenere la camera sempre nella situazione ottimale. Il tutto permettendo la possibilità di inquadratura, seguendo con dei programmi diversi di sincronizzazione con quelli che sono le decisioni dell'operatore, in modo da avere vari effetti, un effetto più fluido, più movimentato, per esempio per scene d'azione. Vi faccio vedere con che semplicità si può maneggiare questo tipo di oggetto. Si impugna in questo modo, il corpo non deve mai toccare la camera e noi stessi non dobbiamo mai toccare la camera, quindi persino l'accensione va fatta prima e è utile avere un comando remoto per la registrazione, per la messa a fuoco e quant'altro. Come vedete la macchina rimane perfettamente centrata. Lui segue fedelmente tutti i movimenti che noi gli diamo. Rimane sempre a bolla. Movimento che asseconda le nostre riprese con dolcezza. Questo permette di fare cose molto azzardate come la discesa di scale velocemente, il passare la camera a un altro operatore, come dicevo prima, la possibilità di andare a sfruttare l'asse verticale in maniera completamente libera, il tutto tenendo un risultato veramente stabile. Ecco, rimettiamolo sulla sua base per vedere un altro aspetto veramente interessante di questo tipo di strumento di stabilizzatore, il fatto che è completamente remotabile con un semplice radiocomando, il che permette di pilotarlo anche a una distanza oltre i 50 metri. Noi possiamo pilotare completamente la testa, quindi abbiamo una vera e propria camera motorizzata. Il risultato, come vedete, è molto, molto fluido e quindi con l'aiuto di un assistente operatore che fa l'inquadratura si possono fare delle cose veramente estreme e permette a questo tipo di strumento di essere montato per esempio su un dolly, su un camera car, persino sul braccio di un corpetto di una Steadicam con una persona che gestisce l'inquadratura, quello che si ottiene è notevole. Non ha bisogno di grossi preparativi, non ha bisogno di imbragature pesanti per poterlo usare.
Di contro, diciamo, ha il fatto che tutto il peso della camera, per quanto sia un oggetto molto leggero, fatto interamente in carbonio, va sul peso dell'operatore, quindi le camere da utilizzare, quelle che consiglio, poi questo tipo di modello è un modello medio, quindi per camere fino ai 3 kg. Io consiglio l'utilizzo di camere come quella che abbiamo utilizzato, che è una Blackmagic Pocket con ottica Lumix 12-35, una camera che pur mantenendo un'ottima resa filmica ha un ridotto peso, come potrebbero anche essere delle fotocamere. E quindi diciamo che l'ambito di impiego di un oggetto del genere è naturalmente quello di magari piccole produzioni cinematografiche o di cinema indipendente, di videoclip, di video spot e di tutto quello che necessiti un certo tipo di movimento e di agilità. Esiste anche un modello grande con dei motori più forti che permettono di utilizzare delle macchine più voluminose, più pesanti, rendendolo adatto anche a produzioni cinematografiche. Naturalmente l'utilizzo di una macchina più pesante e ha in sé il fatto che diventa un po' più difficile e più faticoso tutto quanto. Ma per quello che riguarda questo strumento, se abbinato a un tipo di camera come questo, è veramente molto molto pratico. Permette di velocizzare delle cose che porterebbero tanto tempo via un set, come per esempio l'utilizzo di binari e di carrelli in situazioni, pensiamo, magari una camminata in mezzo a un bosco o in mezzo a un terreno in salita, tutte queste cose qui vengono facilmente risolte con un'ottimizzazione dei tempi di produzione non indifferente. Oltretutto questo tipo di sistema si può anche montare su elicotteri e quindi permette con il radiocomando di fare delle riprese aeree perfettamente stabilizzate. Questo è tutto, vi ringrazio dell'attenzione e ci vediamo al prossimo test.